Ebbene sì, ci siamo. Questa settimana ci sarà il match tra Will Ospreay e Ricochet. E c'è un sacco di gente che dice «Ma è troppo presto, e perché non lo metti in pay-per-view?» Troppo presto? Pay-per-view? Ma di che cosa ci stiamo lamentando, cari amici? Proviamo a fare un'analisi un pochino più completa, perché è troppo poco così, davvero troppo poco. Benvenuti a tutti, io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast. Anche oggi sono qua per fare un ragionamento, poi non so bene dove porterà, nel senso buono, lo dico perché io so dove voglio arrivare a livello di discorso, però non so quanto possa essere recepito dalle persone. Poco importa, è quello che mi sento di dire. Non è una questione di arrivare da qualche parte, è una questione di provare a mettere sul piatto delle cose, provare a mettere in gioco delle idee, una linea di pensiero, che è esattamente quello che fa chiunque abbia uno show televisivo, qualcosa che abbia a che fare con l'intrattenimento. Si provano delle cose, si cerca di mettere davanti alle persone delle cose, provando, evidentemente, sbagliando e facendo giusto. Questo è nell'ordine delle cose. Non esiste nessuno, e su questo penso di essere abbastanza certo, che abbia fatto solo cose giuste, nessuno che abbia fatto solo cose sbagliate, ovviamente nel campo dell'intrattenimento. In questo caso specifico c'è una questione che ha due aspetti, ok? Che mi piace andare a visualizzare in un modo un po' più ampio, perché lo stesso match, quello tra Will Ospreay e Ricochet, ha aperto due filoni diversi che vanno entrambi sistemati un pochino. Primo filone, è troppo presto. Perché è troppo presto? Perché Ricochet è arrivato da poco tempo? Perché Ricochet ha fatto pochi match? Perché ci sono altri lottatori nel roster che potrebbero andare? No, non è una buona critica. La critica giusta in questo caso sarebbe stato: ma perché Will Ospreay non ha altri avversari al momento? E allora sarebbe stato il caso di guardare dentro a quella che è stata per adesso la strada percorsa da Will Ospreay e rendersi conto che contro di lui c'è la Don Callis Family. Ed è quella la storia. Cioè, la storia dietro a Will Ospreay è ancora legata alla Don Callis Family. Qui si sta costruendo un Will Ospreay che lavora con questo titolo, con attorno sempre Kyle Fletcher, Takeshita Don Callis, Kyle Fletcher, qualsiasi altro tipo di ordine. Beh, guardatelo come vi pare, ma è questa la storia di Will Ospreay al momento. E incidentalmente capita Ricochet. Perché incidentalmente? Perché è chiaro che questa è una parentesi ed è evidentissimo che non è una parentesi casuale. Il loro match, che è stato fatto tipo 8 o 9 anni fa, quello famosissimo, sì, davvero famosissimo, perché tutti quanti noi ne abbiamo visto almeno centinaia di volte delle clip. È un match di cui si è parlato dal giorno in cui è stato fatto fino ad oggi, in modo quasi compulsivo, citato da molti come il match della vita, citato da tanti altri come non c'era la storia, hanno fatto soltanto delle evoluzioni che potevano fare due ginnasti, citato anche in un match della WWE recentemente di NXT, dove due ragazze con un background molto valido da un punto di vista atletico hanno rifatto alcune sequenze. Cioè, è un match che è stato sulla bocca di tutti, negli occhi di tutti, nella memoria di tutti, per tutti gli anni che ha vissuto. Perché una volta che questo match è stato fatto, il match è nato e poi ha cominciato a vivere, come tantissimi altri match, come tantissimi altri segmenti. Quindi tutte le persone in tutto il mondo continuavano a pensare a questo fantomatico rematch tra Ricochet e Will Ospreay, e ci pensavano e continuavano a citarlo e nominarlo. E ora che c'è, è troppo presto? Cioè, ma davvero stiamo facendo quelli che vivono sul web per cercare notizie, per riguardare clip filmati, per guardare le cose esclusive, e poi facciamo finta che sul web non ci sia stato per 8-9 anni questo match che ha continuato a girare?
Quindi è molto selettivo il nostro scegliere che cosa guardare, non guardare, cosa ricordare, non ricordare, cosa mettere sul piatto e cosa no. Perché a questo punto io vi dico, se voi avete fatto parte di quelli che in un modo o nell'altro hanno visto queste clip, non potrete mai dire che questo match non è stato chiamato dal pubblico da 8-9 anni. Non mi ricordo quando è stato fatto, ma mi continuo a dire 8-9 anni, potrebbe essere 7. In ogni caso, tutto il tempo che abbiamo avuto a disposizione con questo match in mano, beh, lo abbiamo sostanzialmente in qualche modo sognato. Poi capillarmente uno mi può dire, io non ho mai voluto questo rematch, o un altro mi può dire, a me quel match non è assolutamente piaciuto, è legittimo, ma non badate a voi, guardate quello che succede nel web, guardate quello che succede ogni volta che capita fuori questo match, quanto è importante, quanto è divisivo, quanto le persone si scagliano con sono a favore di questo match, ne voglio 50 così, e quanti che dicono questo non è vero wrestling. È talmente importante e divisivo che tu lo metti lì subito. E facendo questo parte di un percorso molto più grande di Will Ospreay contro un Kyle Fletcher, e tanti mattoncini sono stati messi pian pianino, anche il fatto, l'ultimo Grand Slam, dove di fatto Will Ospreay non ha consentito a Kyle Fletcher di usare quel cacciavite, beh, quello è un altro pezzo della storia e probabilmente si andrà in una direzione di quel tipo. Non è nemmeno da escludere che questo match verrà in qualche modo rovinato o nel pre o durante o nel post, perché appunto la storia è un'altra. In mezzo c'è dentro questa roba qua. A nessuno è balenata l'idea che Ricochet potrebbe entrare nella Don Callis Family e vincere questo match in modo sporco, anche grazie a Kyle Fletcher e qualcun altro. A nessuno è venuto in mente che potrebbe esserci questo risvolto e portare via quel titolo a Will Ospreay per cercare di creare ancora più confusione. Cioè, c'è talmente tanta apertura davanti a questo tipo di incontro che io credo sia assolutamente importante che venga fatto subito. E poi l'altra polemica, pay per view o puntata? Bella domanda, eh? Voi mi dite che il pay per view, visto circa da 100.000 persone, 150 se vogliamo in alcuni casi, un pay per view che viene poi clippato e mandato in giro, piratato, secondo voi una di quelle cose lì è l'unico teatro possibile per dei match belli? Cioè, noi dovremmo perderci il match gratuito, disponibile a tutti in televisione. Lasciate stare che noi in Italia lo vediamo in un determinato modo, ma negli Stati Uniti il pacchetto che include TNT e TBS è un pacchetto che contiene tantissimi canali, quindi voi considerate di star pagando Sky e su un canale qualsiasi di Sky, Crime, che ne so, ci trovate dentro qualcosa di molto bello e molto interessante, anziché trovarvelo in pay per view. Vi lamentate? No, perché se la domanda è, devo per forza pagare per vedere qualcosa di bello? No, la risposta è no, caspita, altrimenti è tutto finito. Soprattutto perché i pay per view tu li vendi nel momento in cui tu sai che la qualità dei match è talmente alta in TV normale che quando vai a comprare il pay per view vedi una cosa straordinaria, mediamente sopra a quello che tu vedi in TV, che è già molto buono. Inoltre, cioè, non stiamo parlando di un Dynamite qualsiasi, noi stiamo parlando del Dynamite del 5° anniversario. Caspita, è un traguardo enorme, e soprattutto alla luce del fatto che verosimilmente proprio in questo Dynamite o qualche giorno più tardi verrà lanciata nuovamente l'idea della AEW in TV da quello che è il nuovo contratto televisivo, che ormai sembra formalizzato, ormai ne parlano tutti, ormai sembra una di quelle cose che sono più normali che alzarsi la mattina e stropicciarsi gli occhi. Ecco, davanti a una cosa di questo tipo, la puntata specialissima del 5° anniversario, io voglio che anche il 10° anniversario abbia dentro un match bomba, due match bomba, tre match bomba, perché è un anniversario, perché voglio festeggiare. È come se il vostro compleanno, anziché la torta, vi dessero la stessa cosa del giorno prima riscaldata. Un po' vi gira la Madonna e dite, ma io volevo la torta, perché è il mio compleanno, vuoi che il giorno del mio compleanno non ci sia qualcosa di buono da mangiare? Scusate. Quindi è una puntata speciale, non è un pay per view,
cerchiamo di farla speciale veramente. Grand Slam buttiamo soltanto gli incontri brutti, perché tanto è una puntata di Dynamite. Ci sono stati gli incontri bellissimi. E allora perché nella puntata del quinto anniversario non ci posso mettere dentro un match che è chiacchierato da tantissimo tempo? E allora mettiamocelo. E smettiamola di lamentarci di queste cose. Anche se, devo dire la verità, se queste sono le lamentele va anche bene, eh? Perché è molto meglio lamentarsi delle cose buone che possono essere facilmente derubricate a vabbè, non è proprio nulla da fare nella vita, rispetto a delle polemiche molto molto più pesanti tirate fuori anche da personaggi deprecabili che hanno rovinato il mondo del wrestling e che adesso invece pensano di poterlo spiegare nei loro podcast di merda. Quindi in realtà quello che vediamo, Ricochet contro Ospreay, non è una cosa che deve sembrarci anomala, deve essere una cosa che è normale, puntata speciale, faida da lungo tempo. Stiamo raccontando il wrestling e lo stiamo facendo in un modo che non deve essere per forza fatto come è stato fatto per 20 anni. E quindi, alla luce di tutto questo, io vi chiedo, cosa dobbiamo aspettarci da questa All Elite? Dobbiamo aspettarci ancora cose di questo tipo? Dobbiamo essere un pochino più furbi nell'aspettarci che quello che vediamo non sia determinato soltanto da ciò che gli occhi vedono in quel momento, ma è determinato da tanti fattori che arrivano prima e fattori che saranno poi successivi? Perché le storie a lungo termine si scrivono così, non in altro modo. Io vi ringrazio per il tempo che mi avete concesso, vi chiedo di scrivere nei commenti cosa ne pensate di questa situazione, di come può andare avanti e di come in realtà dovrebbe essere creato anche un palinsesto corretto secondo il vostro punto di vista. Quello che ho detto non è la verità assoluta, è il mio punto di vista, quindi è opinabile, opinatelo, così almeno chiacchieriamo un po' e cerchiamo di confrontarci e di portare un pochino avanti questo sistema di pensiero. Grazie davvero di cuore a tutti, ringrazio i nostri abbonati che ci consentono ovviamente di essere qui, vi invito ad abbonarvi al nostro canale perché è importante, si spendono tanti soldi per cose inutili quando in realtà ci sono dei canali come il nostro che insomma si fanno tanti sbattimenti per cercare di portare un pensiero, di portare qualcosa di importante, di forte, ed eccoci qua, quindi dateci una mano perché davvero può essere molto importante anche per il futuro di questo canale. Grazie di cuore a tutti, io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast, noi ci rivediamo, alla prossima!